Allora? Buongiorno e bentornati telespettatori di Milano All News, oggi di nuovo con Barbara, quindi una diretta tutta al femminile in trasferta al Milano Off Fringe Festival, con due compagnie, quindi siamo belli numerosi. Assolutamente, Francesca, buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi abbiamo due belle compagnie, abbiamo la Ribalta Art Group, che ha portato al Milano Off Fringe Festival Scua 1940, che è teatro di prosa, e poi abbiamo Anomalie Teatro con Antigone, monologo per donna sola. Sì, giustamente ci ricordo che l'anomalia è solo una, non sono tante, è Anomalia Teatro. Ah sì, va bene, Anomalia Teatro, chiedo scusa. Dunque, detto questo, Anomalia Teatro, lo spettacolo Antigone, monologo per donna sola, abbiamo con noi, abbiamo con noi Deborah Benincasa, che ne è l'autore anche, e Amedeo Anfuso, che è la regia dello spettacolo. Di cosa parla? Antigone monologo per donna sola è una riscrittura dell'Antigone. L'Antigone è basata soprattutto sulla riscrittura di Gianna Mill, e l'operazione che abbiamo fatto è stata fatta è stata quella di trascinare la tragedia greca verso di noi, contemporanea, cercare di unire il nostro immaginario, il mio immaginario popolare, a quello dell'eroina greca, diciamo un mix di classica. Per chi non conosce l'Antigone classico, perché il nostro pubblico non è proprio assolutamente specializzato. Figlia di Edipo, che sposa la madre, uccide il padre, lei è la figlia, e i suoi fratelli combattono tra di loro e si uccidono. Non si sente così. Beh, queste sono le bellezze della diretta. Assolutamente sì. Aiutate. Abbiamo problemi tecnici, ma i nostri validi tecnici, perfetto. Parlavamo di tragedie, vero? Non c'è solo quella greca. Dicevamo, i fratelli di Antigone si uccidono a vicenda in una guerra di cui uno era l'invasore della città e l'altro era invece stava combattendo per la città, quindi uno dei due fratelli può essere seppellito e l'altro no. La figura della donna Antigone è quella che vuole invece seppellire il fratello a dispetto delle leggi della città e che decide di affrontare questa sfida contro il re, che invece fa il divieto di questa cosa, e alla fine decide addirittura di morire pur di continuare la sua lotta, la sua battaglia. Quindi è un simbolo politico per noi donne, è una delle poche eroine che abbiamo, in cui ci possiamo tuttora riflettere. Quindi è una curiosità un po' da sconosciuta dell'ambiente. È un mito che ti porti dietro dagli studi, oppure un qualcosa che hai sviluppato successivamente? C'era un'idea che avevi già precedentemente, magari per passione per il mito, la figura di Antigone, oppure? Io amo follemente la mitologia classica. Immaginavo. Poi ho incontrato l'Antigone più tardi, cioè anzi al liceo non mi era piaciuta moltissimo. E invece poi con Gianna Mill, che ha fatto una riscrittura anche più politica, l'ho riapprezzata e ritrovata. Che poi è il bello del classico questo, che ti permette una riscrittura, penso, parlo a livello letterario, comunque artistico in senso totale, di riutilizzare nelle forme moderne, quindi molto interessante, anche perché avvicina un po' anche i giovani e le donne, insomma, può toccare particolarmente, certo, verso quella che è la nostra classicità. Sì, un po' di malinconia ti viene pensando che i classici erano, come dire, sono ancora attuali. Il carattere umano non è sostanzialmente cambiato, per cui quei canovacci lì sono adattabili, diciamo con lo spirito dei tempi, ma ancora ai tempi di oggi. Le donne sono ancora qui,
ne possiamo, anche nella cronaca molto attuale, possiamo riconoscere la figura di una donna che, per quel che ritiene giusto, e lo è anche umanamente, no? Giusto, e quindi la donna che si mette dalla parte proprio dello spirito, dell'umanità, quello più naturale, quello del diritto naturale, ecco, dalla parte del diritto naturale, e poi si trova contro l'ordine costituito, con delle leggi che si sovrappongono al diritto naturale. Quindi questo tipo di figure ce n'è ancora tanta necessità ai nostri giorni. Ne abbiamo viste, non so, Carola Rackete è stata una ultimamente che ha fatto parlare di proprio esattamente questo, questa nel bene e nel male, chi la pensa in un modo, chi la pensa nell'altro, ma la donna assume spesso questo tipo di funzione. Per questo ci colpisce noi donne tantissimo l'Antigone, perché in realtà è quello, e tu hai lavorato su questo. Certo, lei è ad oggi penso un simbolo meraviglioso di eroi in mezzo a degli eroi maschili, ragazza in mezzo a eroi più uomini, grandi e combattenti. E quindi sì, certo, è una lotta tenace e costante contro quella che è la regola, no? Quindi anche il regola re... fuori dall'umanità, sì, dello Stato, infatti, che non re... che ha tanto valore, cioè nel senso che non possiamo prescindere dalle regole, ma ci sono alcune cose, perché non si può mai tagliare con l'accetta niente, che è quello che in realtà poi le donne sono custodi di questa, come dire, di questo taglierino che va dentro alle cose. Perché seppellire tuo fratello, non c'è nessuna legge, magari tuo fratello ha fatto cose terribili, però qual è quella legge così terribile, no? Che una sorella rispetto a suo fratello deve sancire che seppellire tuo fratello poi è scorretto e contro legge. Cioè, sì, quindi... penso che anche questo sia simbolico, nel senso che a oggi magari non è questo, non riportarla adesso sarebbe lo stesso fatto, sarebbe inconsueto, però è, appunto, per lei è vitale e fondamentale questa lotta, quindi cercare anche oggi quali sono le radici delle nostre lotte, di cosa sì, abbiamo bisogno e cosa vale la pena perseguire. E ecco, a volte quel che vale la pena in una condizione non è giusto nell'altra. Il compito della donna è proprio questo, del bisturi, tante volte, a porre le ragioni dell'essere umano che espone poi il proprio diritto naturale, il proprio diritto umano in alcune circostanze, a volte anche quando la legge dice no. Generalmente sarebbe giusto così, ma nella generalità tante volte muore l'umanità. Certo, sì, comunque scusate. Mi prende molto, siamo molto cariche in prima linea. Ma andiamo. Quindi siamo interessate, decisamente questa cosa ci ha colpito, l'aspetto catartico. Confesso, è anche una classico delle mie figure preferite antiche. Sì, ma per le donne. Allora, in vostro spettacolo però una curiosità a questo punto viene a me. Lei l'hai posto temporalmente o ha avulso dal tempo? No, è temporale. Atemporale. Quindi apolitico o politico? No, politico, assolutamente schierato. Poi vabbè. E quindi dobbiamo vedere il tuo punto di vista, dei assolutamente. Riferimenti contemporanei poi a quelli che sono Ilaria Cucchi, ad esempio, che è una figura che subito mi viene in mente. Sì, questo tipo di figura di donna, non so se rendo. Sì. Allora, invece andiamo a Scua, 1940, che in realtà anche qui con la politica non siamo molto lontani. Esatto. Qual è la storia? Allora, la storia è una storia realmente accaduta nel 1940 in Norvegia. E parla di due equipaggi, uno tedesco e uno inglese, che a causa di un combattimento aereo si abbattono a vicenda, e per trovare rifugio dalla bufera di neve che è impervia, si rifugiano in questa baracca e sono costretti a convivere lì dentro a causa del maltempo fuori, quindi non possono tornare a cercare aiuti o cose del genere, quindi sono costretti a convivere, e da questa situazione nascono molte altrettante situazioni paradossali ed esce un lato più umano dei soldati, diciamo, ed è anche un modo un po' diverso di affrontare un tema della guerra che spesso
si fa sempre la morale con questi spettacoli della guerra e si vuole essere sempre molto anche pesanti in un certo senso. Invece noi abbiamo voluto anche dargli una chiave differente, quindi vi invito a assolutamente a è in costume la storia o avete anche voi cercato, diciamo, di raccontare però togliendola dallo spirito del tempo, mettendola un po' più sul generale, cioè raccontate esattamente la storia nella sua versione naturalistica? Allora, la storia è quella, noi l'abbiamo un po' stravolta con il nostro, diciamo, modo di far teatro. E, per quanto invece riguarda la messa in scena è molto naturalista, nel senso che è tutto vero, i letti sono veri, i costumi sono i costumi del tempo e quindi è molto realistico. Sulla storia invece ci siamo presi qualche libertà senza andare troppo a stravolgerla. E, diciamo. Chiedo scusa, è una commedia? Come possiamo dire? Oppure un, non so, un... Di difficile collocazione. Si piange un po' tutto. Si fa un po' tutto. Speriamo che il pubblico faccia un po' tutto. Come una storia vera. Esatto, proprio come una storia vera. Va benissimo. Allora, invece parliamo un po' di voi a questo punto. La vostra compagnia, che è singolare, ma... è dunque, praticamente voi siete Anomalia Teatro. Ma siete in due sempre o ci sono anche altre? No, noi siamo una compagnia, abbiamo sede a Torino, lavoriamo a Torino, attualmente siamo in 8 in totale, 7-8, principalmente abbiamo, diciamo, un nucleo creativo, artistico, che sono per il momento io alla regia, lei ai testi, e poi abbiamo un altro ragazzo che è sempre attore della compagnia, che ma lavora in altre due produzioni. Siete studenti di teatro o siete già professionisti? Ci siamo incontrati in un'accademia di teatro a Torino, un'accademia di teatro fisico, la Filippa Radice. E salutiamo. Ciao Filippa. Salutiamo ovviamente, sì, perché c'è un certo legame con la città. E lì... anche se in anni diversi, in questa accademia che è come una grande famiglia, ci siamo incontrati, abbiamo trovato dei bisogni in comune e abbiamo deciso allora alla fine degli studi di provare a mettere sotto uno stesso nome questi bisogni che avevamo in comune con Antigone, che è stata la nostra prima produzione nel 2016, 3 anni fa. È stato il nostro primo spettacolo, a cui poi si è aggiunto un altro monologo quest'anno, che invece è un monologo su Theo van Gogh, sul fratello di Vincent van Gogh, e in generale su... chi c'è dietro agli eroi, ai nostri eroi, sul vivere alle spalle del genio. E adesso poi abbiamo debuttato con un altro spettacolo invece, che è sul razzismo, partito da uno studio e una ricerca e tutta una serie di lavori che abbiamo fatto sulla cultura rom e con il popolo rom, e che invece è uno spettacolo che debutterà a Torino nella stagione del Teatro Stabile ad aprile 2020. E questa è un po' la nostra strada. Per capire, vi dividete sempre un po' in piccoli moduli, oppure fate quindi spettacoli con una persona in scena, oppure sono anche, state pensando a spettacoli? Non l'abbiamo deciso ancora, adesso abbiamo due monologhi. Lo spettacolo nuovo saranno due attori, quindi c'è questo step in avanti. Come mai questa scelta? Perché la intuisco, però magari se ci spieghi un po' anche a tutti quanti perché questo tipologia di spettacolo, perché poi alla fine a teatro è vero che siamo in un palco off, quindi è più normale trovare one man show se non cioè comunque il singolo o poche persone in scena, ma normalmente a teatro, diciamo, è un collettivo. Invece voi vi state dedicando a produzioni con poche persone, una o due persone in scena. Perché? Ma in parte io spero sia proprio, penso sia stata proprio un'esigenza comunicativa che avevamo nel nostro modo di fare teatro. Durante la scuola e dopo la scuola noi comunque viviamo con questo bisogno bruciante di parlare con il pubblico, di comunicare al pubblico, di incontrare le persone. Ed è la prima cosa per cui lavoriamo, sono le persone, e avere bisogno di dire qualcosa alle persone. E partire con un monologo è stata, anche poi col senno di poi, la cosa più semplice e più bella per poter parlare a tantissime persone in questi primi 3 anni. Noi questo monologo l'abbiamo fatto in spazi minuscoli, l'abbiamo fatto in saloni delle scuole con solo le luci al neon, senza luci, senza palco. L'abbiamo fatto nei teatri grandi, nei teatri piccoli. Partire da lì come esigenza comunicativa, artistica, pratica, è stata la cosa
migliore secondo me per noi. Nella... 27 e 29. 29, siete più o meno coetanei un po' tutto meno, il gruppo. Sì, quasi, sì, okay. Sì, sì. L'altro attore è un po' più grande, però sì, 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 siamo lì. Ma vi siete cimentati? Scusatemi, che mi interessa. diciamo, la scuola vi ha anche chiaramente preparati per il teatro corale, in qualche modo. Anche, sì. Sì, diciamo che noi speriamo, cioè, se avessimo bisogno di fare uno spettacolo corale con 15 attori, proveremmo a farlo. Per adesso non ne sentiamo il bisogno, ecco. Mm-hmm. Però sì, quella che è quindi poi la formazione... Quindi è il pretesto per voi per dire da un palco dire, qualcosa sì, che vi urge. Sì, nell'urgenza di dire qualcosa, ci è, almeno a me è sembrato, ma credo anche a te, che nel teatro oggi ci sia, sia ancora una l'unica arte in cui proprio c'è un l'essere umano che parla all'altro essere umano direttamente senza alcun tipo di però filtro è un... ed è ancora l'unica arte che porta le persone a muoversi insieme a noi e allora noi cercate le persone il qui ritorno, il feedback sì, che sia la risata, che sia l'applauso, che sia anche per noi è anche un feedback il fatto che una persona si alzi, esca di casa, venga fino a qua, veda il nostro spettacolo una o più volte e sia con noi alla fine dello spettacolo. E in questo il teatro ha questo movimento che è esclusiva sua anche, no? Di questo vivere l'attimo presente, oh, oggi siamo qui, domani no. Anche foriero insomma di nuovi ragionamenti, quindi questi monologhi poi se cambierà la vostra esigenza si potrà sviluppare anche in un colloquio, non solo in sì, un monologo, però voglio dire questo comunque continua a buttare fuori nuove riflessioni su cose classiche, su cose moderne o altro, ma comunque è una buona fucina. Sono rimasta abbastanza assopita dal discorso. Assopita senso, non sì, mi piace come no, assopito. No, invece no, perché quando sai che si dice che nel rilassamento scorrono i flussi di pensiero migliori, c'è tutta una corrente letteraria che gioca su questo. Sì. Perché effettivamente ciò che mi veniva da pensare mentre tu parlavi a riguardo è che comunque di base a me verrebbe invece spontaneo pensare al monologo come modo per dialogare in modo diretto, nel senso la figura eroica è una sola. Non possono essere troppi gli eroi, no? Se vogliamo, almeno questo è a mio avviso, un'impressione personale, comunicare in modo diretto un pensiero, un valore, un ideale. E a me coinvolgerebbe molto perché la mia attenzione sarebbe catalizzata, quasi come in un sonno, cioè sei quasi addormentato e segui solo la parola, il pensiero, il flusso che ti coinvolge di chi sta recitando in quel momento. Quindi in realtà, vedi, non avrei pensato a tutto il contorno, anzi lo trovo molto d'impatto. Il teatro ha tantissime armi. Loro infatti poi invece hanno messo in scena... Gli armi, voi ne sapete armi, qualcosa. A proposito di armi già. Si spara poco, ho capito, anzi sì, si spara niente nel vostro spettacolo. Beh, può partire. Qualche colpo, esatto, qualcosa. Va bene, allora, la Ribalta Art Group... come vi siete formati, come vi siete incontrati? Allora, la Ribalta Art Group non è propriamente diciamo solo una compagnia. La Ribalta Art Group è un'associazione culturale, una scuola di teatro che praticamente è stata fondata nel 1990, quindi tra un anno faremo 30 anni, e ha portato avanti la cultura teatrale nelle scuole e elementari, medie, superiori, per poi arrivare anche, diciamo, a noi. Cioè, io ho iniziato, per esempio, in terza media e piano piano in questo percorso sono arrivato all'interno... Siete cresciuti in Art Group. Esatto, esatto. E sono arrivato a far parte della compagnia. Mm-hmm. La compagnia si forma per i vari spettacoli che la Ribalta vuole portare in scena. Mm-hmm. E in questo caso di siamo... Di dove siete? Di Novara. Novara. In questo caso siamo stati scelti in 5 e con percorsi formativi differenti. Per esempio io appunto come ho appena detto sono nato e cresciuto alla Ribalta, altri tre attori hanno fatto delle scuole di teatro insieme, quindi dei percorsi comuni, mm-hmm, e invece diciamo il nostro attore più navigato ha fatto altri percorsi molto importanti e siamo riusciti ad amalgamarci tutti insieme. È proprio una, diciamo, una factory, sì, l'Art Group. Sì. E tu ti sei formato, invece tu il tuo percorso insieme all'Art Group?
E allora, io mi sono avvicinato alla ribalta che facevo le superiori e subito mi sono interessato al teatro e dopodiché ho deciso di approfondire i miei studi un po' più in maniera professionale. E allora mi sono iscritto a un'altra scuola di teatro, un corso professionale di 3 anni. E, alla scuola del teatro musicale a Novara. E dopodiché sono ritornato alla ribalta perché sono molto affezionato alla scuola e ho incominciato ad aiutare, a collaborare un po' con loro e a fare da qualche anno a questa parte queste appunto produzioni dove proviamo a fare qualcosa di più. Infatti siamo riusciti a entrare in questo bellissimo festival e queste cose del genere. Per esempio la prossima produzione sarà su Galileo Galilei, sarà una nuova visione di Galileo Galilei, non di un uomo pesante ma di un uomo che in realtà era un donnaiolo e beveva vino. Quindi sarà una versione di Galileo diversa. Genio e sregolatezza, no? Si dice di solito. Esatto, non era così serio, come dicono. No, capito perché faceva girare le palle, ok, scherzo. Allora, detto questo, anche a voi un po', quindi siete partiti anche voi da un'esperienza comune di... diciamo di studio, un percorso che vi ha avvicinati, allontanati, ma comunque un ambito che vi ha raccolti. Certo. Da parte dei vostri gruppi di appartenenza, cioè come mai avete scelto da Novara ma anche da Torino di portare il vostro lavoro qui al Milano Off? Cioè il ragionamento di base è un... voi siete da un po' in giro con questo spettacolo, il vostro percorso, allora, di questo spettacolo già, allora, rappresentato? L'anteprima l'abbiamo fatta quest'anno, l'anno passato a dicembre, quindi dicembre 2018, e quindi è uno spettacolo relativamente fresco e di conseguenza cercavamo di provare ad entrare in un qualche circuito che uscisse un po' da Novara, che oramai siamo anche un po' stufi di fare spettacolo a Novara, e quindi cercavamo appunto di uscire dalla città e siamo venuti a conoscenza di questo festival e come abbiamo letto Fringe ci si sono illuminati gli occhi e abbiamo mandato la nostra richiesta. E dopodiché, anche per fortuna, a causa di un'altra compagnia che ha lasciato, siamo stati ripescati e siamo qui ora. Ho capito. Quindi è stato... quindi Fringe, diciamo, questo tipo di festival attrae in qualche modo le generazioni, ma qual è il motivo per cui attrae? Secondo me è un grande circuito che permette a ragazzi e compagnie emergenti di potersi far conoscere e di entrare in contatto appunto con realtà differenti o anche semplicemente conoscere realtà come la propria. Comunque il circuito quello che interessa, cioè incomincia il Fringe ad avere un'estensione molto interessante. Certo, molto. Tu le conoscevi prima di approcciarti a questo festival? Allora, senti, come dicevo ai nostri ragazzi prima, sono un po' digiuna in questo ambiente, per cui sì, no, non avevo conoscenza, per cui anche per me, da questo punto di vista, il Fringe è stato un ottimo trampolino di lancio, nel senso che mi ha permesso di, intanto vabbè, potendo intervistare e conoscere le personalità che compongono i vari gruppi, capire l'idea che c'è dietro la loro arte e conoscere in un modo che, se vuoi, è meno impostato. Anzi, ha proprio questa area molto fresca, questa idea di poter passare da uno spettacolo all'altro. C'è uno scambio molto forte anche per chi lo vive senza avere conoscenze approfondite. Da loro che curiosità hai? Dai ragazzi, dici? Vabbè, intanto per come posso... mentre appunto... forse il monologo può essere più di mio gusto, ma anche a livello di lettura, insomma. Dal vostro punto di vista mi interessa forse il modo di raccontare la storia, cioè come una storia possa essere stravolta attraverso un'arte che io conosco poco, che quindi coinvolge non solo il testo ma anche la fisicità, quindi l'insieme del costume, del rapporto tra i vari componenti, come possono rendere e che sentimento possono suscitare in chi li guarda. Quindi devi andare assolutamente, devo assolutamente a vederli. Andare, ma io me li faccio tutti, ma passo per ogni spettacolo. Come tutto il resto dei nostri spettatori, li invitiamo assolutamente a teatro. Invece voi, ma avete partecipato già a altri festival? Con questo spettacolo no, è il primo festival, o meglio no, già a giugno abbiamo partecipato a un festival a Domodossola che si chiama Auxilia Festival
ed è stata una bella esperienza perché abbiamo portato il teatro comunque nella Val d'Ossola, che non è un posto in cui la gente si alza la mattina e decide di comprare un biglietto per andare a teatro, e quindi è stata una bella avventura portare la gente a teatro e abbiamo avuto un buon riscontro proprio perché... Comunque salutiamo tutta la Val d'Ossola. Salutiamo la Val d'Ossola assolutamente, che ci ha accolto a giugno in maniera egregia. Non abbiamo nulla per scontato, assolutamente. Cosa. Wow, la Val d'Ossola. Ed è stata una bella esperienza proprio perché abbiamo avuto un riscontro dagli spettatori che non sono abituati ad andare a teatro e per il linguaggio che usiamo all'interno dello spettacolo è comunque riuscito ad arrivare anche a uno spettatore non particolarmente interessato a questo mondo. Poi parlavamo anche ieri in altre occasioni della distruzione, in questo momento si sente molto probabilmente l'esigenza di distruggere un po' questo mito del bene e male tagliato con l'accetta. Mm-hmm. E quindi le relazioni umane alla fine della fiera sono, quindi il teatro è specchio di questa esigenza attuale, quella di vedere al di là di quel che accade, che è un bene o un male, quindi dei fatti, ma anche di vedere fondamentalmente le persone, le relazioni umane che non si tagliano mai col bisturi, che non si tagliano mai con l'accetta, e quindi togliere la maschera da mostro, ma anche la maschera di santo a qualche persona che è stata fatta o cadere nel baratro o salire su un altare. Nel nostro spettacolo c'è molto questa cosa di due fazioni che sono i nazisti e gli inglesi, quindi con ideologie completamente differenti, ma esce durante lo spettacolo proprio l'umanità di queste persone, che uno ha una bandiera inglese, l'altro c'ha una bandiera tedesca sul petto. Hanno accettato delle maschere che però non corrispondono all'essere umano. Esatto. Ok, invece voi avete partecipato già con questo spettacolo, ma anche con altri, a festival da 3 anni a questa parte? Un po' di esperienza penso che l'abbiate fatta. Sì, sì. Quali? Quali tanti? No, vabbè, rispetto ai Fringe nello specifico, c'è un lato del nostro lavoro molto terra-terra, che è semplicemente che io mi sveglio la mattina, apro il computer, guardo che bandi ci sono nel mondo. Sentivo parlare prima di bandi. È sempre in realtà per un'esigenza anche molto basica e carnale, prendi e mandi ai vari bandi. Noi siamo bandi. Mando i bandi, mando il materiale ai bandi. Mando i bandi è un bel titolo. Mando bando, ci possiamo lavorare. Sarà il nostro prossimo. E poi nello specifico col Fringe noi abbiamo partecipato a Roma Fringe Festival e al Torino Fringe Festival quest'anno con altri due spettacoli. Sul Torino Fringe Festival in particolare abbiamo avuto la fortuna di avere, noi abbiamo un nostro piccolo spazio a Torino, un piccolo teatrino, quindi eravamo più avvantaggiati. Sì, abbiamo messo a disposizione lo spazio, quindi ci siamo accollati anche parte del lavoro di come compagnia organizzatrice e abbiamo potuto poi mettere il debutto di una nostra produzione che era il monologo su Theo van Gogh nel nostro spazio. Quindi sì, è una realtà. Quella del Fringe sicuramente in crescita, o che a me sembra in crescita anche da spettatore. Io andavo alla prima edizione del Fringe a Torino 8 anni fa, che ero tipo al primo anno della scuola di teatro ancora, che il Fringe non sapevo neanche esistessero altri Fringe in Italia. Come li valutate? Sono utili, non utili? In cosa dovrebbero migliorare? In cosa stanno migliorando man mano che li stai vedendo crescere alla fine? Ma quello che abbiamo visto noi, o che anche ci hanno raccontato altre compagnie, è che poi in realtà ogni Fringe sta facendo un suo percorso molto indipendente, molto personale. Quindi ogni Fringe è un po' una scoperta, ogni Fringe ha le sue regole, ha il suo obiettivo, il suo focus, e anche proprio a livello pratico ogni Fringe ti dà un numero diverso di repliche, delle condizioni diverse, un'accoglienza diversa, quindi ogni Fringe sta facendo il suo percorso. Quindi ognuno probabilmente avrà i suoi lati positivi e negativi, c'è il Fringe che ha magari più presenza di pubblico ma meno lavoro, come qui sulle conferenze con gli operatori, c'è il Fringe invece che magari è molto più... Al Fringe di Roma escono molte recensioni, ci sono molti giornalisti, ma magari c'è meno pubblico. Al Fringe di Torino c'è più pubblico, ma ci sono meno incontri di questo tipo, come quelli che qua sono tutti lo i giorni. Date, qui lo speed fatto. Date c'è anche a Torino, sì, e l'abbiamo fatto anche qua. Lo trovate utile?
Sì, è un po' strano, vabbè, sì, è utile, ti permette di fare degli incontri. Diciamo che è sempre strano mettere una matematica nelle cose, no? Come il 5 minuti, 5, però è quello che serve probabilmente per cercare di avere una razionalizzazione delle cose. Poi la razionalizzazione magari non è sempre né la cosa più divertente, né più appassionante, né più umana, però può essere forse utile. Forse 5 minuti è tanto poco, insomma, comunque è troppo fisso. Direi che adesso non ci spetta che andarli a vedere questi assolutamente ragazzi. Assolutamente sì. Poi con le nostre dirette potete seguire anche i focus sulle varie compagnie che abbiamo intervistato e quindi allora parola al pubblico. Assolutamente. Ricordiamo quello, gli appuntamenti. Quello però. Sempre è il nostro dittatore, il pubblico. Allora, quindi ricapitoliamo un attimo. In scena abbiamo oggi venerdì alle 21:30 Scua 1940, che è teatro di prosa, l'autore Lomberto Lombardi, regia Roberto Lombardi, interpreti Andrea Gattinoni, Matteo Chippari okay, e Matteo Minetti, Matteo Moringi, Federico Spaltini, le luci Roberto Lombardi, musiche Harold Arlen, avete firmato anche le, sono originali? Alcune musiche sì. Costumi Daria Pasinetti e produzione La Ribalta Art Group. Al Teatro della Cooperativa, non solo stasera, ripeto, alle 21:30, bensì anche domani, sabato 17:30 e domenica alle 19:30. Invece, con noi, ancora, sono stati l'Antigone, monologo per sola donna di Anomalia Teatro di Torino, e è un monologo, è un prosa, e di e con Daniela Benincasa, Debora, scusami tanto, e la regia di Amedeo Anfuso. Ok, gli orari, dunque, voi siete in ancora, che spettacolo? Oggi alle 17:30. Oggi alle 17:30, one off space, e domenica. Quindi, qui alla Fabbrica del Vapore, oggi 17:30, domenica 19:15. Perfetto. A posto. Allora direi che con questa puntata è tutto, noi ci rivediamo oggi pomeriggio. Sei pronta, Barbara? Adesso mi rilasso e mi riprendo. Siamo pronti ragazzi, sempre. Non diciamo niente, ma ci vediamo prossimamente. No, diciamo merda. Lo dice lei, questo è. E grazie a tutti voi per averci seguiti. Buona giornata. Buona serata. Buona giornata. Buonanotte.